Buonasera mister, Carmine Troisi di Telefonica. Allora, intanto una valutazione sulla gara e poi sulle scelte iniziali che, se vogliamo, sono state soprattutto nei primi 45 minuti la mossa che più ha sorpreso l'Avellino, no? Il Scanetti che non dava punti di riferimento, modulo nuovo, difesa a tre, scelte anche negli uomini, insomma, diverse, con Salines facendo salire i due Carattoni e Rizzo, l'aveva preparata così, immagino, e poi la valutazione sulla partita, se secondo lei è un risultato giusto, se il Foggia, alla luce anche di quanto ha costruito nei primi 45 minuti soprattutto, poteva ottenere qualcosa di più. Ma credo che la disposizione in campo era abbastanza chiara rispetto alle altre volte. Abbiamo deciso di rinunciare a un centrocampista per mettere un difensore, ma non per essere difensivisti, ma per cercare di fare qualcosa di più in fase offensiva. Abbiamo mantenuto lo stesso assetto nella fase offensiva con un tre quarti e due attaccanti. Io credo che la squadra si sia espressa molto bene nel primo tempo. Il rammarico più grande è quello di non essere andato in vantaggio, credo meritatamente. Poi capita che come nel secondo tempo, se dai coraggio in qualche occasione a una squadra come l'Avellino in questo ambiente, al di là della zero punti in classifica, è normale che puoi andare in difficoltà. Però devo dire che gran parte, quelle due o tre occasioni che ci siamo creati noi nel secondo tempo a favore dell'Avellino, credo sia stato più demerito nostro che bravura dell'Avellino, quindi siamo stati anche bravi poi a reggerla. Abbiamo avuto anche qualche occasione nel secondo tempo con Peralta in due situazioni, quindi ti devo dire che sono molto contento della prestazione della squadra. Poteva venire fuori un altro tipo di risultato, questo sì. Sono soddisfatto, sono contento, ma non contentissimo, perché queste partite mi piacerebbe vincerle sotto certi aspetti, per come è stata giocata, anche se poi alla fine il calcio purtroppo all'ultimo secondo rischi di perderla su una nostra indecisione, quindi ci porterà via questo punto, ma soprattutto la prestazione dei ragazzi. Ecco, diceva Peralta, no? Peralta anche oggi, solo uno scampo di gara, ha preferito partire con due attaccanti, diciamo così, pesanti, Tonin, Beretta, e un giocatore Peralta che comunque troverà spazio, o nella sua mente c'è questo utilizzo, diciamo così, a gettoni, a spezzoni? Io credo che siamo alla terza di campionato e dura 38 partite. Noi abbiamo 5 attaccanti, anzi 6 attaccanti, tutti di valore, al di là dei due ragazzi Under, Tonin e Idrissu, che è arrivato ieri. E quindi è normale che non si può giocare in 15, no? Quindi qualcuno sicuramente di domenica in domenica dovrà star fuori, ma non, al di là di quello, a volte stanno fuori per scelta tattica, per scelta di strategia di partita, non perché non meritano di giocare assolutamente. Diego in questo momento ha fatto 3 spezzoni di gara, troverà il suo spazio strada facendo, questo è chiaro. Ma non è che Peralta non è idoneo a fare questo tipo di modulo, questo tipo di predisposizione in campo, assolutamente. Di domenica in domenica è ovvio che un allenatore può fare le scelte, ma ripeto, non è data da un atteggiamento sbagliato, da una settimana sbagliata o da un qualcosa che non va nei confronti di chi non gioca, perché a volte bisogna sapere anche fare delle scelte, no? Anche perché nella partita ci sono diverse partite, quindi ci sono delle strategie. Siamo partiti con due attaccanti un po' più, tra virgolette, di peso, di attacco profondità, poi abbiamo finito con un attaccante Mamadou Tumperà e un trequarti che è Peralta per dare soluzioni diverse, quindi abbiamo la possibilità di fare diverse scelte, quindi di domenica in domenica verranno fatte, ma senza far sì che qualcuno non meriti di giocare, anzi, assolutamente. Diego lo conosciamo tutti, peraltro, come tutti gli altri, quindi ha qualità importanti e sicuramente le farà valere strada facendo. Ultima domanda, poi prima di dare spazio ai colleghi, sul mobile volevo rimanere. È una scelta dettata da quelle che sono le caratteristiche dell'avversario di stasera, o è qualcosa che può essere riproposto per quelle che sono le caratteristiche degli uomini che ha a disposizione? Questa è una squadra che gran parte di questa squadra l'anno scorso attuava un certo tipo di modulo, no? Difesa 3, poi che possa essere 3-5-2 o 3-4-1-2,
e quindi è una squadra che sa giocare, ha i movimenti per fare questo tipo di modulo. Quindi venire da Avellino e chiudersi dietro e rischiare soprattutto traversoni e palle dentro l'area con giocatori di Avellino molto importanti e molto bravi sarebbe stato pericoloso, quindi abbiamo deciso di fare questo schieramento per ovviare sia a un palleggio più offensivo che sia sicuramente a una fase difensiva un po' più coperta, quindi non abbiamo un modulo ben preciso. Se andiamo a vedere, ne abbiamo cambiati nelle prime tre partite, forse ne abbiamo cambiati tre, da 4-3-1-2 a 3-5-2 strada facendo, a 3-4-1-2 oggi, quindi ho la fortuna di avere giocatori che riescono ad adattarsi bene, quindi di domenica in domenica vedremo. Grazie. Prego. Mister, buonasera, ben ritrovato. È chiaro che guarda in casa propria il secondo risultato di fila per il Foggia, però lo chiedere anche da ex dell'Avellino, e da detto che tutti vedono l'Avellino come la favorita, però un punto in tre partite, insomma, visto da fuori questo Avellino com'è adesso che l'ho affrontato. Vittima un po' della pressione del momento, secondo lei? Non è normale, l'Avellino è partito per fare un campionato importante, poi quando non riesci a iniziare un campionato con delle pressioni, con delle situazioni sotto l'aspetto dei risultati importanti, è normale che un po' di ansia, un po' di pressione possa venire fuori, no? Però credo che i giocatori dell'Avellino siano abbastanza esperti e maturi per poter reggere questa situazione e venirne fuori. È ovvio che non è sempre semplice, no? Che poi le partite vanno giocate, però devo dire che l'Avellino ha una signora squadra per poter affrontare questo campionato di vertice. Quindi auguro loro sicuramente di riprendersi. Io ho visto una buona squadra in campo, sicuramente con ritmi alti, però sicuramente è una squadra fatta di buone individualità. Però poi dopo la partita è fatta anche di ritmo, quindi noi siamo venuti qua per fare anche questo tipo di partita. Il primo tempo un po' di più la siamo riusciti a fare, il secondo tempo un po' meno. Però devo dire che l'Avellino ha tutte le carte in regola per potersi riprendere. È stato invece il Foggia, perché l'anno scorso pure nessuno parlava come la favorita, poi abbiamo visto che invece si è giocata la Serie B fino all'ultimo. Quest'anno pure, nonostante qualche oggettiva difficoltà iniziale dovuta appunto sempre all'eventuale riammissione in B, sembra che si è cambiato poco nulla rispetto all'anno scorso. Sicuramente l'obiettivo iniziale è una squadra che fa una finale playoff e arriva seconda. È normale che si aspettano tutti magari di poter continuare quel percorso, no? Però credo la società e il Presidente è stato molto chiaro sin dall'inizio. Non dico un ridimensionamento, però sicuramente un percorso diverso rispetto a quello che è venuto fuori l'anno scorso come aspetto iniziale, sicuramente sì. Però poi dopo i campionati le partite vanno giocate, questa è una cosa importante, che è riuscita a mantenere giocatori importanti l'anno scorso, quindi noi non ci precludiamo nessun obiettivo, sicuramente di partita in partita possiamo migliorare, anche perché siamo partiti in ritardo e ci stiamo completando in questo momento come conoscenza, come modo di essere, quindi non ci precludiamo nulla. Se le caratteristiche che abbiamo e la voglia che mettiamo in campo e quella che abbiamo messo in queste tre partite, sicuramente ce la possiamo giocare con tutti, questo è chiaro. Poi dopo vedremo quello che verrà fuori. Se volevo chiederle di Mancarà, che Avellino è stato un giocatore molto discusso, lei invece lo sta allenando, come lo ha trovato anche sotto il profilo psicologico dell'applicazione è entrato bene in partita stasera? Mamadou è arrivato da noi gli ultimi giorni di mercato, quindi l'ultima settimana, veniva come tanti, da una condizione precaria e quindi l'abbiamo messo dentro la prima di campionato, poi è stato espulso ma ha avuto un problemino fisico, quindi ha lavorato poco con noi. Si è ripreso questa settimana e oggi ha fatto uno spezzone di partita, quindi io devo dire che a noi si sta integrando abbastanza bene. Ti ripeto, ha lavorato poco con noi, ha lavorato molto individualmente per via del problema fisico, però credo che l'abbiamo preso perché ha delle caratteristiche importanti e ci auguriamo che riesca a farlo in una piazza come Foggia, perché scorso anno è vero che ha giocato poco, è stato un po' a fasi alterne, però credo che ha caratteristiche importanti per essere un attaccante. Grazie.